Col tecnico dell'Avellino Braia parlavamo del freddo di Campobasso, fra le altre cose. Sì, fra Campobasso e Avellino è una bella lotta. A livello di freddo? Mamma mia, sì, no, veramente so città molto fredde, molto probabilmente d'estate sono anche abbastanza calde. Fa parte del gioco. Avete vinto 3-0 meritatamente, ma il Campobasso vi ha messo in difficoltà nel primo tempo. Sì, sì, no, in un paio di circostanze ci ha creato problemi, hanno avuto due occasioni importanti anche loro. Noi siamo partiti bene, abbiamo creato anche noi diverse situazioni importanti, siamo stati bravi a sbloccarla. Poi nel secondo tempo l'espulsione chiaramente ci ha permesso di giocare con più tranquillità e poi sono venuti anche gli ultimi due gol su due... Uno un buon tiro da fuori e quell'altro se l'ha inventato Mikoski. Perciò bisogna fare complimenti anche ai ragazzi. Campobasso le era piaciuto all'andata, forse un po' meno in questa partita di ritorno? No, ha cambiato modo di stare in campo, sono diventati molto più corti, molto più tosti. Prima si affidavano di più a Liguori e Mauso, giocavano totalmente diversi. Ora hanno messo Bontà dietro e cercano di iniziare l'azione da dietro. Secondo me c'è bravo l'allenatore. Non è facile fare un campionato di CIA il primo anno, perciò bisogna fare anche complimenti, perché secondo me, io l'ho visto anche l'ultima gara che hanno vinto, hanno fatto una gara importante, sono bravi. L'ultima cosa, le piace Rossetti del Campobasso? Sì, ma non dovete chiederla a me, è il direttore. Io l'ho chiesto solo se le piace. Sì, no, oggi ha fatto una buona gara anche lui, poi si vede che sa giocare a calcio, onestamente. Che dicono che venga da Avellino, poi non lo sappiamo. Chi lo sa, e questo bisogna vedere.